di tela sono tenuti insieme da legno e filo di ferro, però volano, fanno i combattimenti, uno riesce a caricare delle bombe e a bombardare. Allora, adesso forse avrete sentito parlare dei recenti conflitti di bombe intelligenti, quelli che ammazzano le persone senza distruggere i monumenti vengono definite bombe intelligenti, non so se avete sentito questa espressione nei telegiornali qualche anno fa. Allora anche le bombe erano intelligenti, dato che non avevano molto potenziale distruttivo, perché sostanzialmente il pilota le caricava e poi le lasciava andare così con la manina, erano intelligenti perché andavano a cercare, e visto non potevano avere grande effetto distruttivo, non distruggevano, come sai, nella seconda guerra mondiale intere città, andavano a cercare di buttarle sopra i monumenti, apposta, erano intelligenti perché cercavano di centrare proprio i monumenti per fare colpo, per demoralizzare, per fare notizia. La cattedrale di Ancona viene distrutta nel corso della prima guerra mondiale da un bombardamento intelligente di un aereo austriaco che va proprio a centrare apposta la cattedrale di Ancona, così come un'importante chiesa di Ravenna, parlo di posti abbastanza vicini, ecco, così come un'importante chiesa di Ravenna, San Giovanni Evangelista, viene centrata da una bomba intelligente austro-ungarica che appunto non potendo distruggere la città, perché aveva pochissime bombe da caricare la prima guerra mondiale, e nel corso del primo attacco che ci fu sul fronte italiano, sul San Michele, 1916, era un'arma praticamente sconosciuta e quindi provocò un sacco di morti, ed è un'arma, diciamo, in guerra, cioè, voglio dire, non esistono morti belle, però e non esistono, però quella asfissiante è particolarmente una carognata, cioè nel senso che tu bandi questi gas che ammazzano le persone, poi dopo reparti speciali austro-ungarici passarono dalle trincee per finire con le mazze ferrate che dopo vedremo, e gli italiani intossicati dai gas. Quindi è un'arma particolarmente terribile e paurosa rispetto, ed estranea rispetto all'idea tradizionale di guerra cavalleresca in qualche modo. Abbiamo visto prima i proiettili dell'artiglieria, perché al di là dei gas, degli aerei, sul fine del conflitto compariranno anche carri armati sul fronte occidentale, però non sul fronte italiano, i tank. Chi la fa la padrone? Uno dei grandi protagonisti dei bellici è il cannone. Questo è un bel cannone, il cannone, perché il cannone è quello che deve spianare la strada in vista dell'offensiva, cioè tu prima per fare l'offensiva tu devi bombardare tanto, poi dopo fai andare avanti la fanteria che sfonda, questo in teoria, perché in realtà il cannone, ecco qua dei proiettili adeguati ai cannoni di cui stiamo parlando, che sono nel deposito, e questo, se il cannone è quello che prepara l'attacco, la mitragliatrice è quella che prepara la difesa. Scusate se mi dilungo un po', però è per spiegare un po' le caratteristiche del conflitto che dopo incideranno anche su tutta una serie di questioni. Il cannone bombarda, solo che il problema è questo, che le mitragliatrici vengono, durante i bombardamenti, vengono tenute sottoterra. La vita della soldato nella prima guerra mondiale è la vita, diciamo, le guerre, ripeto, sono tutte, ma particolarmente brutta per chi la combatte, per i combattenti, è la prima guerra mondiale, perché si vive durante gli attacchi altrui, cioè si vive sottoterra, e quando invece si va all'attacco si deve andare avanti mentre i nemici sparano con la mitragliatrice. Ed è un grande problema, nel senso che una volta che il cannone ha spianato la strada così di fronte che contrappone italiani e austro-ungarici, per avanzare di pochissimi chilometri o a volte di niente, la prima guerra mondiale è una guerra di sostanziale immobilità, dove si vive dentro le trincee sostanzialmente in attesa che i comandi diano l'ordine di attaccare, per cui si dovrà bombardare e poi andare al fuoco sotto le mitragliatrici nemiche, oppure in attesa che gli altri bombardino, rifugiarsi sotto se possibile
se i rifugi sono profondi si spera bene, se invece sia di quelli che devono stare di vedetta è molto peggio, aspettare sperando che il proiettile d'artiglieria di grosso calibro non c'entri proprio in te in quel momento, perché allora non c'è rifugio che tenga. Ecco, questa qui è un po' la prima guerra mondiale per i combattenti, una guerra che, in cui la difesa è talmente più forte, le possibilità della difesa sono talmente più forti rispetto alle possibilità dell'attacco, che ogni attacco è destinato in partenza al fallimento, e dove si resta sostanzialmente lì, sulla stessa linea, per mesi, per anni, e si aspetta. Voi avrete fatto o farete una poesia molto corta di Giuseppe Ungaretti, che si intitola Soldati. Si sta come d'autunno sul ministro interventista, grazie al quale l'Italia entrerà in guerra, cioè il capo del governo, che viene chiamato lui perché lui è interventista, lui fa un nuovo governo che appunto proclama la guerra. Poi dopo, in seguito, il governo di Saranga una vita breve, perché gli successi sul fronte porteranno poi a nuovi governi che si succederanno. Ma Saranga, proprio la guerra viene proclamata dall'Italia il 24 maggio 1915. Il 29 maggio, in un proclama a tutte le nazioni, Salandra, il primo ministro, capo del governo, parla di indirizzare tutte le forze verso un unico obiettivo, le sorti della patria. Indirizzare tutte le forze, Salandra forse non era ancora cosciente di che cosa voleva dire indirizzare tutte le forze. Si chiede alla popolazione civile, a chi è rimasto a casa, alla società, sicuramente soldi, come vedremo, sicuramente sacrifici, perché la nazione i soldi che ha li deve spendere per i combattenti, per la guerra, per fare i proiettili, le armi, gli aeroplani, i gas e tutto quello che serve. Il silenzio, non lamentarsi per non creare un clima di sfiducia, per non passare informazioni a potenziali nemici o spie, che c'è un deposito di armi a Bologna, oppure che a Bologna si fanno i proiettili per i gas asfissianti vicino a Casaralta, tanto per dire. La preghiera, naturalmente, si chiede anzitutto una cosa. Scusate, volevo far vedere un attimo questa. Anzitutto una cosa, si chiede a ciascuno, quando dico ciascuno, dico proprio ogni persona, anche un bambino, anche un ragazzino, una ragazzina, di riconoscersi come fronte interno, come di identificarsi, di pensarsi come un soldato al fronte. Tu sei come un soldato al fronte e quindi devi agire in stato di mobilitazione. Sei anche tu mobilitato per la patria, puoi fare qualcosa. Devi accettare quindi il dovere di collaborare con comportamenti anche minimi, secondo quanto è il tuo stato. Se sei un bambino, ecco, tanto per dire, questo manifesto, che è un manifesto, c'è il soldato, è il più celebre manifesto italiano per sostenere il prestito del credito italiano, quindi un manifesto fatto per raccogliere soldi, lo Stato chiedeva prestiti, anche oggi lo Stato chiede prestiti, non è una novità, ma comincia in questo modo, per sostenere le spese della guerra. È il fantaccino che chiede, il fantitaliano che chiede a noi, cioè a ciascuno, di fare il vostro dovere e di prestare soldi alla patria per sostenere le spese di guerra. Ecco, voi pensate che questo manifesto viene trasformato in un fumetto, in un giornalino per bambini che si chiama Corriere dei Piccoli, non so se esiste ancora, che comunque ha avuto una sua storia, Corriere dei Piccoli, quindi diretta a un target scuola elementare, ecco, tanto per intenderci, dove viene trasformato in un fumetto, una striscia, in cui questo soldato esce dal manifesto, tra l'altro l'idea è anche bella, prende per mano il bambino, lo porta dentro al manifesto a vedere che cosa farà dei suoi soldini, che invece di spendere per le caramelle o per i gelati, se lui li dà alla patria, fa vedere, li porta, lo porta in giro nelle fabbriche dei cannoni, nelle fabbriche delle armi, nelle fabbriche dove si fanno i soldi, i vestiti per i soldati, e gli fa vedere quanto sarà più utile il soldino che lui dà per la guerra, piuttosto che se lo spende in bazzecole tipo giochi o gelati. Ecco, quando dico tutti, dico proprio tutti, comprese le ragazzine, le ragazze che venivano qua a studiare come voi stessi
andrete a fare e a capire in questo progetto di cui ho fatto vedere la cosa, legami di carta. Quindi questa cosa, il fronte interno. Ecco un altro manifesto, ancora una volta si parla di prestito, quindi sono manifesti di propaganda al prestito nazionale. Fra l'altro due parole su questi manifesti di propaganda, perché la pubblicità di massa nasce con la guerra e nasce in tutti i paesi europei per pubblicizzare i prestiti di guerra. Pensate che contemporaneamente, oggi si parla di studi di marketing, va bene, non sono un'invenzione tanto recente, è un'invenzione della guerra. Esistevano psicologi che contestualmente, mentre uscivano i manifesti, andavano a studiare l'effetto sulla gente di questi manifesti e li adeguavano ai target. Mi spiego? Avete un po' il concetto di target, cioè vedevano questo manifesto è un po' classico, dice, insomma, questo qui può colpire vabbè, la gente che ha una certa istruzione, allora dopo ti fanno un altro manifesto, non li faccio vedere tutti, dove invece si va a vedere una mamma con un bambino e questa colpisce più l'emozione, questo qui va bene per un target di tipo femminile o anche un target che non ha un grande istruzione. A un certo punto fanno un manifesto, qui non lo faccio vedere perché ce ne sono tanti tipi, che vanno a seconda del tipo di cosa. Abbiamo parlato prima delle strisce dei fumetti per piccoli, ma ci sono anche altri strumenti, evidentemente. Ci sono manifesti che vanno più sul rivolti agli investitori, che ha molti soldi, dico guarda che ti conviene investire, perché l'interesse che ti diamo su questo prestito è più alto di quello che puoi guadagnare se tu investi in un altro modo. Quindi ci sono dei target, e la campagna pubblicitaria per gli strumenti di guerra è anche è l'inizio della psicologia, della psicologia del marketing e la psicologia degli studi psicologici sul mercato, e questo è interessante. Ma vediamo questo manifesto, vedete c'è l'Italia, un'Italia alata, quindi vittoriosa, che fa giurare sulla spada e nostro torni quel che fu già nostro, e ci sono tutte le mani, la grafica non è eccezionale, però vedete c'è la mano del vecchio, c'è la mano dell'impiegato, questa è una mano callosa di un muratore, probabilmente la mano guantata della signora benestante, c'è anche da qualche parte la mano di un bambino, eccola qua, e tutti quanti giurano sulla spada che faranno tutto quello che potranno, secondo quanto è la loro posizione, per liberare la patria, faranno il fronte interno. Ancora, e questo invece è un manifesto fatto apposta per gli operai, quindi questa volta il target è l'operaio che è in fabbrica, dove il soldato si rivolge, è interessante anche questo, guardate l'idea grafica, è di schiena e di fronte ci sono quelli che hanno il messaggio, quindi è una prospettiva rovesciata di quella che normalmente ha l'affiche, il manifesto pubblicitario si rivolge a te. Questo invece è girato e mostra ciò, le persone a cui è rivolto, quindi anche un'idea grafica piuttosto originale. Il soldato è di schiena e davanti ci sono gli operai, cioè i potenziali diciamo destinatari del messaggio. Operai, tutto alla patria, la mia vita, il vostro lavoro, i nostri risparmi. Quindi l'operaio, nel momento in cui lavora, si riconosce come parte di questa unica nazione che combatte, e lui con lo stesso spirito con cui i soldati combattono al fronte, lui deve assumere su di sé lo stesso senso del dovere, lo stesso spirito, lo stesso senso di sacrificio e di alta missione che si dà, mentre lavora al torno piuttosto che alla fresa, piuttosto che ad altre cose. E questo è il reto che indica appunto la destinazione di questo messaggio pubblicitario. Quindi il fronte interno è questo riconoscersi. Ma ecco un altro manifesto, questo va al cuore, questo va sull'emozione, mostra due orfani, cosa accade, ahimè, molto frequente, quindi una possibilità che tutti quanti potevano conoscere direttamente o tramite vicini e amici. Nostro padre ha dato la vita, voi non negherete il denaro, ancora una volta un invito a sottoscrivere, a prestare soldi alla patria. Ma, come abbiamo detto, spesso i bambini, i ragazzini, i minori, non sono coinvolti solo come, diciamo così, diciamo come strumento pubblicitario, ma sono, come ben detto, coinvolti direttamente.
e che cosa fanno, e cominciamo a vedere che cosa fanno, perché questo c'entrerà qui col vostro lavoro, perché parleremo dei minori che qui studiavano e che venivano coinvolti in questo riconoscersi fronte interno. Ed ecco qua, tutto per la patria, ancora una volta riconoscersi come fronte interno e vivere con lo stesso spirito di sacrificio, con lo stesso senso del dovere che univa i soldati. E anche qui la cartolina mostra la vicinanza, i soldati che combattono, e a casa abbiamo le nonnine che fanno, che preparano i vestiti, abbiamo invece queste che stanno, come si dice, dipanando, stanno dipanando. La, questa è una scuola femminile, ma non è più, non si insegna più questa roba, economia domestica, non si fa più. Stanno dipanando la lana, stanno preparando degli indumenti per i soldati, e mentre fanno questo lavoro stanno pensando che lo fanno per loro, quindi in un legame spirituale, ideale, ma anche materiale, di aiuto e di assistenza. E analogamente, ecco qua i compiti a casa, scusate, non ho mostrato la cosa, ma la didascalia sotto è una pagina di un settimanale illustrato che si chiamava La Domenica del Corriere, quindi ancora una volta è una propaganda relativa alla guerra, e i compiti a casa, beh, scrivete la lettera per il babbo che è al fronte, o per il babbo, come vedremo, ci saranno anche delle figliolanze spirituali che verranno messe in atto dai docenti, esattamente qua, una, un insegnante dell'Aula Bassi, come vi verrà detto, farà, per così dire, adottare dalle ragazze dell'Aula Bassi alcuni soldati perché, gli, perché scrivano loro, in maniera tale che i soldati rispondendo daranno materiale alla insegnante stessa per parlare della guerra, parlare del sacrificio che fanno i nostri soldati, avvicinare spiritualmente le ragazze dell'Aula Bassi alle problematiche della guerra e sensibilizzarle, perché un conto è sapere che c'è la guerra e che qualcuno muore, un conto è scrivere personalmente a un soldato, conoscere i suoi problemi, saperne nome e cognome, cosa sta facendo, cosa sta soffrendo. Questo rende tutto molto più vicino. Quindi furono insegnanti qui all'Aula Bassi che fecero, per così dire, adottare dalle loro alunne dei soldati al fronte, diventavano, una volta si diceva, amici di penna, non so, comunque relazioni per lettera, in cui queste scrivevano alle ragazze, le ragazze rispondevano e l'insegnante traeva da qui materia per fare le sue lezioni relative alla guerra in corso. Quindi e cominciamo ad avvicinarci a queste tematiche, perché un altro aspetto della ricaduta sul fronte è il discorso delle notizie. Perché? Qui è meglio fare un discorso preliminare. Salandra aveva detto di indirizzare tutte le forze, ma lui stesso non sapeva cosa stava dicendo, non sapeva che cos'era la grande guerra. Nessuno quando la guerra comincia sa che cosa sarebbe stato la grande guerra. La cosiddetta generazione del 14, così la chiama in Europa perché la guerra è cominciata nel 1914, va alla guerra come una festa, e che bello, andiamo a fare l'eroismo. Ci sono, è un po' fuori tema, ma mi piacerebbe leggere i resoconti e le memorie degli intellettuali viennesi. Che bello la guerra, andiamo, e anche gli italiani, Ungaretti è uno di questi, andiamo, la guerra, che bello, finalmente facciamo qualcosa di eroico, di interessante, ci caliamo da questa routine, monotonia, eccetera. Nessuno sapeva, e dice, era in agosto, andiamo in agosto e poi a Natale siamo a casa, già finita. In realtà la guerra, nessuno sapeva cosa sarebbe stato, e lo Stato di impianto ottocentesco, lo Stato liberale, non aveva idea di che razza di roba sarebbe stata la guerra, che sarebbe durata così tanto, che avrebbe richiesto risorse così ingenti, e che avrebbe... Quindi lo Stato è assolutamente impreparato come struttura a sostenere le spese della guerra, tant'è vero che dovrà chiedere ai privati prestiti su prestiti su prestiti su prestiti per poter andare avanti. E tant'è vero che la guerra, quando finirà nel 1918, non finisce
perché alcuni sono stati più eroici, più bravi, ci sono stati gli strateghi militari che, non so, Napoleone della Grande Guerra, non esiste, finisce semplicemente perché alcuni stati, cioè un gruppo di stati, segnatamente l'impero turco, l'impero tedesco, l'impero austro-ungarico, hanno finito i soldi, non c'è più niente, e quindi nei cannoni non possono più metterci niente. A posto di mettere il pelo nello zaino, cioè i peli, i giubbotti di pelo, devo fare i giubbotti di cartone, le scarpe non le hanno più i soldati, hanno finiti i soldi, si smette di combattere, perché non c'è, cosa si spara? Gli altri sparano 1000 proiettili, tu ne spari 5, e questa è, fatta, e questa è la gloriosa vittoria, della gloriosa battaglia di Vittorio Veneto che gli italiani vincono, è semplicemente perché gli austro-ungarici non hanno più niente, hanno finito gli aerei, hanno finito i proiettili, hanno finito tutto, cioè le risorse di tre stati sono finite, tant'è vero che sono tre stati che sostanzialmente spariscono dalla carta geografica. L'impero turco non esiste più, oggi c'è la Turchia, è un impero che andava dall'Iraq fino a Ravenna, non esiste più. L'impero austro-ungarico non esiste più, è stato dissolto anche l'impero russo con la rivoluzione russa, e diciamo dissolto, poi c'è il secondo tempo, il Reich tedesco. Va bene, questo per dire che lo Stato impreparato e soprattutto lo Stato impreparato, uno degli aspetti, a fornire notizie per chi sta a casa, non esiste. Sì, devono dare notizie, ma hanno degli uffici che andavano bene in tempi normali. E che si fa quindi quando non si sa niente del proprio caro? C'erano i comandi che dicevano almeno ogni 15 giorni date notizia di quelli che sono morti, di quelli che sono dispersi, di quelli che sono feriti. È una circolare che resta sulla carta, disattesa, i comandi. Come facciamo? Come facciamo che in questi bombardamenti non si capisce più niente? Restano isolati, spezzoni di trincee da una parte e dall'altra per giorni e giorni. E cosa diciamo? Non c'è più la possibilità, oppure uno viene ferito, viene spistato negli ospedali dove capita, ospedali da campo, e poi dopo magari mandato di corsa nelle retrovie perché è grave. Di cosa stiamo parlando? Lo Stato, le strutture dello Stato sono, così come sono inabili a sostenere economicamente lo sforzo del conflitto, così sono incapaci di sostenere lo sforzo per rispondere adeguatamente al bisogno informativo di cosa sta succedendo ai nostri cari che sono in guerra. Capite che è una domanda importante. Questi leggono le notizie adeguatamente falsate, sui giornali non troviamo, l'unica cosa notevole della, scusate dall'inciso, le notizie sui giornali sono falsate, probabilmente la gente a un certo punto se ne accorge, si parla sempre di vittoria, così sempre lì, Caporetto, che è l'unico evento, l'unico sfondamento significativo del fronte, perché gli austriaci per poco meno di un anno, in ottobre del 17 fino a ottobre del 18, riescono a conquistare tutto il Friuli, andate a vedere cos'è sulla carta geografica il Friuli, e arrivano fino al Piave, quindi prendono anche un pezzo del Veneto, sul resto del Carlino non c'è. Sul resto del Carlino non si parla che migliaia di chilometri quadrati sono stati presi dagli austriaci, non c'è Caporetto, è l'unico evento importante dal punto di vista bellico in 4 anni di combattimento, non esiste. Vabbè, questo è per dire cosa dicevano i giornali, quindi a un certo punto la gente sarà accorta che i giornali dicevano solo balle, e soprattutto non dicevano se il proprio fratello era ancora vivo, dove era, cosa faceva, se era ferito. La fame di notizie, e lo Stato non è in grado di rispondere perché non ha assolutamente le strutture per farlo, e le circolari di dare notizie ogni 15 giorni, tempo interminabile per una famiglia che attende 15 giorni, non ce la fa. E allora cosa succede? Nel 1915, proprio qui a Bologna, pensate, proprio qui a Bologna, per iniziativa privata, viene realizzato da un gruppo di donne bolognesi, molto attive nella società, un ufficio per dare notizie alle famiglie dei militari, proprio amici di penna. Vedete, questa è una cartolina che pubblicizza la loro attività, è bella perché le tende bellissime, ordinate, bella, è bella questa immagine dei militari a fronte, tutte le loro belle tendine ordinate, mi ha visto come la avete in trincea invece, ma comunque è molto rassicurante. E a casa, ecco, l'ufficio notizia ha proprio questa funzione di collegare
sono i privati stessi che attrezzano, rispondono alle deficienze, alle mancanze dello Stato e realizzano nel giro di un tempo relativamente breve, e diciamo la verità, con un personale prevalentemente femminile, almeno a livello direttivo, poi verranno aiutate anche dai militari che si rendono conto che loro non ce la fanno e hanno bisogno di questa gente, per dare notizie a chi è rimasto a casa, per collegare, ricollegare i militari al fronte, la gente che attende a casa. Non vi sto a spiegare la struttura dell'ufficio notizie, in poco tempo si ramifica in sezione grosso modo in tutte le province d'Italia. Quando i familiari privati, a volte le fidanzate, oppure a volte anche i soldati stessi chiedevano notizie per ricollegarsi con i loro familiari che non si sentivano, mandano una richiesta all'ufficio locale, l'ufficio locale le trasmette all'ufficio centrale che le smista, e nello stesso tempo le notizie vengono tutte raccolte. Attraverso quale rete? Anche qui attraverso in gran parte una rete volontaria. Ci sono, vediamo se, ecco qua, emettono, questa è una tipica scheda di questo ufficio notizie, con le informazioni. Appena uno ha un'informazione, la passa alla propria sezione, la sezione la gira all'ufficio centrale, dall'ufficio centrale poi viene smistata di nuovo alla periferia. Durante le offensive vengono lavorate molte decine di migliaia di informazioni al giorno. Da chi vengono raccolte? Nei posti dove arrivano i treni ospedali, pensate, ci sono gli scontri, la gente è ferita, le retrovie, ospedale da campo, dall'ospedale da campo smistati gli ospedali delle città più vicine, pensiamo, non so, a Padova per esempio. Ecco, ci sono delle signore volontarie che attendono i soldati e con un taccuino in mano, a prendere nomi e cognomi di tutti, cos'ha, come sta, eccetera, compilano queste schedine e le girano all'ufficio, alla loro sezione, la sezione rimane all'ufficio centrale, in maniera tale che si abbiano notizie tutte le volte che arriva un treno ospedale, tutte le volte che arrivano dei militari per curarsi, eccetera, tutte le volte che arrivano dei militari a caso, che arrivano da qualche parte, c'è in qualche luogo delle donne in genere che vanno a prendere notizie, ma non solo. Un'altra fonte di informazione utilissima sono i cappellani militari, cioè i sacerdoti impegnati in conflitto, quindi che hanno la possibilità di girare molto di più degli altri, che sono inchiodati nelle trincee, perché vanno a parlare con i soldati, eccetera, e raccolgono notizie di tutti, di questo che poi prendono le lettere, poi le recapitano, poi riescono a trasmettere le notizie su chi è morto, eccetera. E in questo modo c'è questo giro di notizie che dalla periferia al centro dell'ufficio centrale. Ecco qua, questo è uno schedario, ancora una volta questo è personale in gran parte volontario, che scrive e riporta le notizie per chi le chiede. Queste sono lettere che vengono dirette per esempio all'ufficio di Roma per chiedere notizie. Ancora una volta, questa è un'opera di cara ispirazione religiosa, che si incarica di queste notizie. Questa è indirizzata a un cappellano militare per avere notizie, ancora una volta, su qualcheduno di cui non si sapeva più niente e che si supponeva essere in questo reggimento, che doveva essere in questo reggimento, per cui si indirizza al cappellano militare per saperne qualcosa di più. Ecco, questa qui è una tipica scena. Arriva il treno pieno di militari, si chiamava Tradotta il treno pieno di militari, e ci sono queste signore che scrivono tutti i nomi di quelli che ci sono, di come stanno, o se hanno notizie di qualcuno che non c'è, per sapere se è morto, se sta bene, eccetera, e queste trascrivono tutto quello che trovano per poi passarlo al proprio ufficio notizie, che lo passerà poi all'ufficio centrale. Molti milioni di informazioni girano nel corso del conflitto, molti milioni di informazioni, quindi almeno 2 o 3 combattente, girano nel corso dell'ufficio notizie. Poi ci sono anche storielle un po' più leggere, tipo il militare che chiede notizie della morosa, io sono romagnolo, della ragazza, perché non riceve più lettere, e la ragazza esiste ma non si vuole far trovare, perché aveva volte si era trovato un altro. Vabbè, comunque sono cose che succedono, evidentemente. Vuole sapere se è successo qualcosa, ma la signora dell'ufficio notizie
riesce a trovare questa ragazza che lavorava in una manifattura, però lei dice che non ne vuole più e quindi non risponde perché non ne vuole, non perché eccetera. Non le era successo qualcosa, evidentemente, no? Ma queste sono storie che si trovano anche tra le lettere dell'ufficio contabile. Va bene, poi ci sono, qui le lettere vengono, come vedete, smistate, vengono archiviate, le notizie vengono smistate, archiviate, riordinate e di nuovo mandate alla periferia. Ancora gente dell'ufficio notizie, e questo non credo che sia quello di Bologna, che vengono, mandate, scritte, eccetera, a chi ne ha bisogno. Ecco, una persona, Teresa Folli, la conosciamo questa qui? Loro ancora no, è l'insegnante di cui abbiamo parlato prima. Questa Teresa Folli insegnava qui a Laura Bassi 100 anni fa e si incarica cerca di avere notizie di questa persona, del sottotenente Carlo Morgoni, e vuole sapere qualche notizia perché evidentemente era in contatto e ha perso il contatto. Ha mandato una richiesta, come spesso abbiamo visto, al cappellano militare che aveva contatti con tutti i soldati del reggimento, e attraverso l'ufficio notizie, però, perché non si poteva parlare direttamente con il cappellano militare, quindi ha mandato la notizia all'ufficio notizie, l'ufficio notizie l'ha diramata al cappellano, il cappellano risponde e questa qui l'ha trascritta, le volontarie dell'ufficio notizie che abbiamo visto prima lavoravano con la macchina da scrivere, l'avete visto prima, no? Nelle diapositive precedenti, e racconta cosa è successo al povero sottotenente Carlo Morgoni e in particolare la sua morte, da quello che io chiamai il caro sottotenente mio Carlo Morgoni, io benedissi, io assistei l'amico mio, io baciai e confortai il dolce e valoroso giovane da tutti stimato e da tutti pianto. Egli giace sepolto in mesta sepoltura, lavorata da mani rosse ma con cure pietosamente su Monte Paù, nel piccolo cimitero del 33esimo sezione di sanità, trovato nella conca di, e questo è evidentemente autocensura, perché non si devono dare notizie che possano risultare pericolose per il nemico, quindi la cosa è ovviamente sotto segreto militare. Era sereno, era cosciente, qualche lacrima gli rigava le gote, mi guardava. Io disteso vicino a lui, il cappellano, lo confortavo, quale tenera mamma, e lo baciavo, era felice e si sentiva contento, perse alfini sensi, poco dopo spirò tranquillo e sereno come un angelo. Dio abbia in gloria quell'anima bella, ciò preghi per noi, ci tenga di poterlo vendicare con la vittoria delle nostre armi. Si conforti dunque, stia tranquillo, preghi per Carlo Morgoni, con io tutte le mattine, piango e prego per lui, perché abbia la pace immortale, che si abbatte quelli che sacrificano la loro giovane esistenza per la patria. Era valoroso, era altiero della propria missione, una schegge nemica ce l'ha ucciso. Quindi anche questo non una morte eroica, ma durante il bombardamento, il proprio proiettile Carlo Morgoni, come vedete, muore. Coraggio e rassegnazione cristiana, cappellano militare, disse Vincenzo. Ve l'ho voluta leggere, a parte l'aspetto così emotivo, perché queste lettere erano il materiale didattico di lavoro che poi la professoressa Teresa Folli utilizzava con le sue classi. Per parlare della guerra, non parlava semplicemente, come sto facendo io con le diapositive, racconto una storia di 100 anni fa, ma andava a raccontare questa storia, evidentemente, perché il suo obiettivo era fare conoscere la cosa, ma fare riconoscere le proprie ragazze come fonte interno, perché si coinvolgessero, perché scrivessero a militari, perché magari producessero qualcosa di lana per loro, i calzini per esempio, oppure i cosiddetti scaldaranci, cose fatte in carta pesta pressata a cui che venivano usate come candele per scaldare il pasto dentro la gavetta di metallo, quindi era evidentemente un materiale ad uso didattico. La stessa lettera, come vedete, se andiamo poi a vederla senza perdere l'emozione, perché l'emozione fa parte della nostra natura e sentire uno che soffre ci fa un po' venire qualcosa, ma anche guardandola dietro le quinte è evidente che il cappellano militare ha inserito in maniera ovviamente non truffaldina ma sicuramente consapevole alcuni elementi utili a che le ragazze, la stessa Teresa non aveva bisogno, a Teresa Folli, ma utili anche le ragazze che avrebbero ascoltato questa lettera durante una lezione come l'ascoltate voi, per riconoscersi come fronte interno, perché è un invito anche qui
a riconoscersi, a fare qualcosa, ovviamente, e non solo a pregare, ma anche a riconoscersi come parte combattente, stando fra i banchi, soldati in trincea e alunni fra i banchi, ma intesi nella stessa missione. Quindi questa cosa del fronte interno acquisisce anche qui una prospettiva molto interessante, perché per rispondere alle mancanze dello Stato, questi privati volonterosi, come Teresa Fogli, come questo insegnante, vanno a fare quello che lo Stato non riusciva a fare, fanno assistenza ai militari, ma nello stesso tempo fanno attiva propaganda per sostenere le ragioni della guerra fra la gente che aveva una mano, in questo caso segnatamente i propri ragazzi. Questo nesso di assistenza e propaganda è costante nella popolazione civile più filoguerra, diciamo così, più cosciente di volere collaborare, più desiderosa di volere collaborare alla fine del bene supremo della patria, come si diceva allora. Questa cosa è utile capirla. Bene, ci avviamo quasi verso la conclusione, ho parlato tanto e spero che non vi siate troppo annoiati, per evidenziare altre dimensioni, diciamo, di ricaduta nelle città, che abbiamo visto. Abbiamo parlato della pubblicità, del fronte interno in generale, abbiamo parlato di questo aspetto delle lettere della comunicazione e di quanto incidesse nel nesso fra assistenza e propaganda, anche per fare sentire vicini i ragazzi dell'Aura Bassi o la popolazione civile in generale ai soldati. Un altro elemento di continuità e che lega il fronte alla casa è quando la guerra ti arriva in casa. Come la guerra arriva in casa? Una prima, anche se sotto traccia, molto sotto traccia, è l'arrivo dei prigionieri. Molto sotto traccia, perché i prigionieri si cercano di... vengono mostrati, come in questo caso, questa è la colonna di prigionieri austro-ungarici, che viene fatta transitare da Porta Galliera. Questa è la chiesa del Sacro Cuore, che c'è al di là del ponte, penso che dato più o meno identificato la zona, centro di Bologna più o meno, ma questa è vicino alla stazione, Porta Galliera, qua c'è la chiesa del Sacro Cuore, e questi vengono fatti sfilare, questi prigionieri austro-ungarici. Vedete, questo qui ha il cappellino turco, deve essere probabilmente uno dei reggimenti della Bosnia-Herzegovina. Qua invece ci sono altri che hanno il classico cappellino austro-ungarico, berretto austro-ungarico. Vengono fatti sfilare per vedere quanti sono stati bravi, quanti ne abbiamo catturati, ma poi vengono smistati, se possibile, un po' fuori dalla popolazione civile per non avere troppi contatti. A Bologna ne verranno mandate molti a dissodare le terre della bassa bolognese, nella zona di Baricella, Nervio, a fare bonifica nelle terre, oppure mandati su in montagna per costruire il bacino del Brasimone, è un lago artificiale dell'Appennino più o meno modenese bolognese, che sopra Castiglione dei Pecori, ecco, oppure a sistemare ancora una volta le strade di montagna dalle parti di Castiglione dei Pecori. Quindi vengono fatti lavorare, diciamo così, i prigionieri austro-ungarici. Quindi i prigionieri sono un po' sotto traccia, non se ne parla tanto, anche se sono ben presenti nella società di allora. E poi i depositi, gli stabilimenti. Questo è un altro deposito, come vedete questi sono bossoli, prima li abbiamo visti pieni e ordinati, questi sono bossoli di ottone recuperati, è la parte di dietro del proiettile dell'artiglieria, il bossolo, e ottone, quindi materiale abbastanza importante, che veniva recuperato per poi riempirlo di nuovo, di esplosivo, eccetera. E quindi sono bossoli che devono essere riutilizzati e recuperati in uno stabilimento bolognese. Questo invece è un momento di fabbricazione di proiettili d'artiglieria, ecco qua, li riempiono di nuovo. Questi erano proiettili abbastanza grossi, diciamo così, ancora una volta lavorati in uno stabilimento bolognese. E questo invece è uno spettacolo a pro dei mutilati, siamo all'Arena del Sole, direi. E questo è un, vedete, in tribuna d'onore ci sono dei mutilati, eccolo qua, in cui onore viene fatto uno spettacolo teatrale. Ancora una volta il nesso è fra assistenza e propaganda, cioè si cerca di rendere la vita un po' migliore a questi poveretti dei mutilati, quindi gli si fa uno spettacolo gratis, si porta a vedere il teatro, possono persino posare accanto alle attrici sul palco, vedete, ne prendono tre, almeno in grado di camminare, e vengono fatti fotografare insieme alle attrici.
fiori orientali ai feriti, eccoli qua, quindi assistenza, aiuto, ma nello stesso tempo propaganda, perché nel momento in cui si fa una manifestazione del genere in un teatro, questa cosa ha anche la funzione di propagandare presso la popolazione civile i sacrifici che hanno fatto i nostri soldati, quindi riconoscersi come frontiero, quindi dare soldi, scrivere a casa, mobilitarsi per la guerra, quindi assistenza sempre propaganda. E un altro aspetto della guerra in casa è la cura dei mutilati. Abbiamo visto prima gli spettacoli, ma non si vive di solo spettacoli. A Bologna diventa un importante centro dove c'è una casa di rieducazione per i mutilati di guerra, che lavora collegata all'Istituto Ortopedico Rizzoli. Penso che sappiate che almeno fino a tempi recenti il Rizzoli, cioè Bologna, grazie a Rizzoli, è stato un centro importante a livello europeo per le protesi, cioè per gli arti artificiali, gambe o braccia che siano. Penso che più o meno sia abbastanza noto questo. Beh, magari qualcuno che lavora a Rizzoli può darsi anche fra i vostri genitori o parenti ci sia, o che ha già lavorato le officine dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Ecco, ma la fortuna, tra virgolette, del Rizzoli nasce con la Grande Guerra, cioè questa. C'erano talmente tanti mutilati che, dato che c'erano dei docenti, dei professori e dei medici molto bravi a livello ortopedico, il Rizzoli costruisce le sue sfortune sui mutilati della guerra e anche la sua fama. E c'è questo istituto che era in piazza Trento di Trieste, vicino a Lungo Porta Mazzini, adesso è stato buttato giù tutto da tempo, e dove i mutilati potevano essere rieducati, qui vivevano, dormitorio, prefettorio. Ecco qua una scuola di dattilografia, questi sono evidentemente mutilati, ma non alle braccia, alle mani, che possono imparare un nuovo mestiere. Qui si lavora nel laboratorio dei calzolai, anche in questo caso è gente che evidentemente ha dei problemi a camminare, però può benissimo fare quest'altro lavoro, può imparare un lavoro nuovo, evidentemente, non puoi più fare il contadino perché andare nei campi non puoi più senza una gamba, però puoi fare quest'altra cosa. Oppure se sei senza un braccio, vieni fornito di strumenti e puoi imparare a fabbricare cesti, puoi costruire, ecco qua, il fondo di un paniere, come in questo caso. Dunque, io faccio qui per finire la presentazione, e perché a questo punto sono le 10, in questa parte devo metterci un'ora, e ci ho messo un'ora. Facciamo una breve pausa o vado di lungo l'ultima mezz'ora per senza per termine? Andiamo di lungo, chi decide lei, cioè io e voi. Di lungo per spiegare. Bene, eccolo qua. Di lungo per spiegare un attimo, scusate. Però facciamo una cosa. Vi ho bombardato di informazioni, più o meno come venivano bombardati i soldati, no, come venivano bombardate le ragazze di questo posto 100 anni fa rispetto a riconoscersi come fronte interno. Spero non di più. C'è qualche domanda? Trenta secondi per pensarci. Adesso parliamo, veniamo un po' al presente e un po' al passato, cioè come si è sedimentata nella nostra città, nel nostro museo, poi la professoressa Bertani dirà nella vostra scuola, la memoria della guerra. Abbiamo parlato della guerra combattuta, abbiamo parlato della guerra vissuta da chi stava a casa, adesso parliamo di un secondo livello, della memoria della guerra e di come viene raccolta, come si sedimenta nella nostra città, segnatamente nel nostro museo, e dopo anche di come si sedimenta nella vostra scuola. Bene, diciamo subito una cosa, che pochissimo tempo dopo l'inizio dello scoppio della grande, lo scoppio della guerra, il 24 maggio c'è la guerra, c'è la cosa, e pochissimo tempo dopo esce una circolare a cura del ministro dell'istruzione, che poi diventerà poi anche capo del governo poco dopo, il ministro dell'istruzione, allora ministero, il ministro beni culturali, e quindi il ministro dell'istruzione aveva la competenza sui musei anche, il quale, Boselli,
ordina che i musei del Risorgimento raccolgano in tempo reale, si dice adesso, la documentazione sulla Grande Guerra. Dice, i musei del Risorgimento sono occupati di raccogliere materiali della guerra di indipendenza, Mazzini, eccetera, Garibaldi. Bene, dato che questa è la quarta e ultima guerra di indipendenza, perché si va a liberare Trento e Trieste, come ho detto prima, i musei del Risorgimento devono raccogliere le memorie della guerra. È abbastanza chiaro? Quindi questo spiega il motivo per cui il Museo del Risorgimento, come il nostro, cominciano a raccogliere la guerra ed espongono materiali di guerra. Che cosa raccoglie e che cosa ha quindi il Museo del Risorgimento? Andiamo a vedere alcune cose, quindi sono già lanciato sul web. Eccolo qua. Che cosa vengono raccolti? Beh, anzitutto, speriamo di aver fatto la cosa giusta, anzitutto oggetti, cimeli, naturalmente non si raccolgono più le spade, ma si raccolgono altri tipi di armi. Questa è una mitragliatrice tedesca per aereo che si trova presso il nostro museo. Va bene, è una mitragliatrice particolarmente leggera, quindi adatta appunto a salire sugli aerei. Altre armi, e questa è una pistola. Questa è una pistola da cavalleria austro-ungarica, una pistola semiautomatica, e va bene, modello 1918, quindi tipica della prima guerra mondiale, in quanto adottata qualche anno prima. Questo è interessante perché abbiamo detto prima, ricordate, abbiamo parlato prima dei gas asfissianti. Questi venivano usati dai nostri nemici per finire i soldati una volta che erano intossicati dal gas. Si andava al di là delle trincee e si finivano con questi strumenti particolarmente barbarici. Fra l'altro le mazze ferrate di medievale memoria, che vengono utilizzate ampiamente dagli austro-ungarici, diventano anche uno strumento contro gli austro-ungarici come armi di propaganda. Cioè, la propaganda italiana si fa gioco di questi strumenti che effettivamente venivano utilizzati per far vedere quanto sono cattivi gli austriaci. Usano sta roba, che barbari! Ci sono dei manifesti e molto spesso il soldato austro-ungarico è fatto vedere con la mazza ferrata, anche se non tutti l'avevano, perché questo è come un attributo, una evidenza di quanto sono cattivi, che usa sta roba qui al posto di usare armi più nobili, evidentemente. Questa è un'arma che usi contro un nemico sostanzialmente non in grado di difendersi, inerme, ecco, come può essere quello intossicato dai gas. Anche questi sono oggetti che si trovano nel nostro museo, e questa invece è una cosa un po' diversa. La vediamo forse un po' più da vicino, vediamo se ce la facciamo, non ce la possiamo fare, pazienza, eccola qua. Ecco, è una ventolina, è un ventaglietto patriottico, che è usato come strumento di propaganda, girando le due metà, la parte di sotto con Trento e Trieste resta uguale, la parte di sopra, ruotando questa cosa, c'è il bersagliere e la bandiera italiana che dal pennone e non la forca. Cioè, quindi è uno strumento di propaganda che mostra ieri e oggi che cosa succede. E adesso qui non riusciamo più a tornare indietro, vediamo un po' se funziona. Ok, andiamo avanti. E questo è un manifesto per il prestito. Anche in questo caso cerchiamo di vederlo un po' più grande, eccolo qua. E in questo caso il manifesto parla all'emozione, diciamo così. La patria è la famiglia, non è un invito a investire il proprio denaro oppure a riconoscersi come fronte interno, ma è un invito chiaramente a difendere la propria famiglia. È la mamma stessa col bimbo piccolo che manda avanti il soldato. Poi c'è un riferimento verde, bianco e rosso alla bandiera italiana. Quindi si raccolgono, abbiamo visto, cimeli, armi, oggetti di guerra, manifesti. Io direi che siamo arrivati in fondo per far vedere tutto. Esatto. E quindi, ma non si raccoglie solo questo. Si raccolgono anche altre documentazioni. Si raccolgono notizie sui caduti in guerra. Vengono mandate lettere alle famiglie dei militari, se hanno, alle famiglie dei militari caduti, se hanno qualche lettera
da depositare al museo come memoria della guerra. Molti non rispondono, ma alcuni rispondono, anche perché soprattutto gli ufficiali o le famiglie di dove c'era il caduto, che aveva una certa istruzione, quindi magari scriveva eccetera, sono contenti di lasciare una memoria del proprio caduto. Io spero di trovare almeno qualcosa qui. Guardiamo questo per esempio, che può essere interessante. Questo qui è un personaggio di una famiglia abbastanza benestante di Bologna, e lui è stato medaglia d'argento al valore militare. Queste cose sono tutte sul web, e abbiamo, qui c'è una breve biografia e qui c'è una lista di immagini. Vediamo se riesco a andare su. Eccolo qua, la lista delle immagini. Questi sono tutti i documenti che per lo più sono stati donati dalla famiglia di Carlo Acquaderno. Tra le altre cose c'è anche, non so se riesco a trovarlo, le sue foto. Ecco, questo qui per esempio è quello che viene chiamato un santino, quando muore uno. Di solito si fanno queste cose, non si facevano. E vedete, la famiglia la donò, siamo esattamente, vedi, lui è morto nel 1916, la famiglia l'ha donato nel 1916, e viene conservato in museo come memoria di questa guerra, insieme agli altri ricordi di Acquaderni. Questi invece sono, vediamo se ho un taglio di giornale, queste sono lettere, credo. Questa è una conferma dell'avvenuta morte da parte del... Questo qui è il maggiore che comunica la morte alla famiglia, che conferma anche le circostanze della morte. Questo era molto importante, come avete visto, sia per i familiari, per ricordare in maniera nobile il proprio caduto, ma sia anche per il museo, che così raccoglieva quanto era stato eroico il proprio caduto e ne trasmetteva la memoria ai posteri, che poi saremo noi. Quindi si raccoglievano queste memorie dei caduti, si raccoglievano gli articoli di giornale dove si parla del caduto. Bene, andiamo a uno successivo, vediamo se troviamo quello di cui voglio parlarvi. Eccolo qua, andiamo alla B. Eccolo qua. Questo è invece un soldato, non è un graduato, muore, come vedete, abbastanza presto la guerra, e muore a 20 anni, Enrico Badeschi, muore nel 15, quindi pochi mesi dopo la cosa della guerra. Era giovane, aveva e scriveva molto a casa, scrive molto ai genitori, eccolo qua. Queste sono le sue lettere che vengono carissimi genitori, come sapete sono partito per ignota destinazione, dal quale sono qui a bordo, con il quale non mi posso dirvi la località. Avete presente quello che abbiamo detto prima, il segreto militare, quindi non possono dire. E poi mi farete gratitudine scrivere alla mia brunetta e mandare un indirizzo. Questo aveva 20 anni e probabilmente aveva lasciato una ragazza a casa, e spera di poter ricevere lettere anche da lei. Scrive ai genitori, ma scusa, poi anche di poter riprendere i contatti con la moglie. Questo qui è una lettera di appena partito, poi nel corso della corrispondenza, perché vedete sono 65 documenti, quindi sono parecchi, alcuni dei quali scritti molto di fretta con una matita copiativa. Questa, ecco, questa per esempio è una cartolina scritta con una matita copiativa, quindi anche uno strumento abbastanza, quello che si trovava, un lapis, la matita, le biro, anche queste sono una cosa abbastanza recente e non così diffusa all'epoca. Ecco qua, lettere scritte molto rapidamente.
poi vedremo le ultime, adesso lo chiedo subito De Carli, che veramente verso la fine, che appunto dice spero di non so se dico De Carli l'ultima prima che adesso, e qui dice spero di poter tornare a casa presto, ed è datata grosso modo una decina di giorni prima, 10-15 novembre, prima della morte. Ecco, queste cose sono le memorie che si sedimentano dentro al museo e che sono dentro al museo e che, come vedete, abbiamo reso disponibili sul web. La cosa interessante, queste cose volevo farvi vedere in particolare, se la faccio. Sì. Collegano, questo ha pochi collegamenti, anche con è un lavoro che abbiamo fatto sul web, il singolo caduto l'abbiamo voluto collegare anche con altre cose, per esempio, visto che questa è stata la medaglia d'argento al valor militare, vediamo se funziona, non sempre. Sì, collega, dipende anche dal browser, con altri strumenti che adesso vediamo. Non riesco a fare vedere i collegamenti, però abbiamo creato delle schede del database in base ai quali il militare singolo si collega con le battaglie che ha combattuto, in cui ha combattuto. Ad esempio questo, Saveri Abbondanza, combattuto nella sesta battaglia di Risonzo, eccolo qua, è andato un po' meglio. Questo militare che si chiama Saverio Abbondanza, e di cui abbiamo pochissimo materiale, la foto è poco altro, ha combattuto nella sesta battaglia di Risonzo e qui viene descritto in particolare che cosa succede nella sesta battaglia di Risonzo, che si è combattuta dal 6 al 18 agosto 1916. C'è una scheda dove racconta questa battaglia, vedete, fa riferimento fra l'altro, eccolo qua, all'attacco austriaco con i gas di cui abbiamo parlato prima, il famoso attacco del San Michele del 29 giugno 1916, e mostra anche delle immagini in sequenza, queste qui in grandita, se no, eccole qua, direttrici della battaglia di Risonzo, che mi spiegava sedimentare la memoria della guerra e di quello che è stato fatto in questi ultimi anni per comunicare la memoria della guerra. Analogamente, oltre agli eventi storici, abbiamo detto che c'è una lista di luoghi, per esempio di cosa succede nei monti, nella Damello, di cosa succede sul Carso, di cosa succede nei vari luoghi che sono stati centri della guerra. Vi mostro semplicemente in ordine alfabetico alcune località. Abbiamo località di guerra come l'altopiano di Asiago, centro di aspri combattimenti, ma anche località diciamo così del fronte interno, diciamo così, ad esempio a Baricella, perché evidentemente ci sono soldati nel database che sono attivi in questo posto e che quindi sono elencati, penso che si apre, per mostrare, eccolo qua, ci vuole un po' di tempo, per mostrare che cosa succede a Baricella durante la guerra, e qui ci dovrebbero essere persone coinvolte. Questi sono i caduti di Baricella, che è una località della bassa bolognese, che sono evidentemente i caduti di Baricella, che sono collegati, quindi si può andare non solo dal soldato caduto alle località che lo riguardano, ma anche fare il percorso inverso, dalla località al soldato. E come vedete, e parlo dell'ultima cosa, perché ormai sono le 10:21,
dell'ultima cosa, che sono i monumenti, perché un'altra cosa che viene raccolta subito dopo la guerra dal nostro museo sono le immagini sono le immagini dei monumenti, vengono raccolti, eccoli qua. Qui ci sono 4.000 immagini che riguardano i monumenti di guerra, cioè subito dopo la guerra, in ogni centro, piccolo, grande, piccolissimo, viene a sorgere un monumento ai caduti, perché la guerra è stata talmente, come abbiamo detto, invasiva rispetto alla società, per il numero dei morti, per il coinvolgimento della popolazione civile, che c'è bisogno di ricordarla in maniera presente, proprio costante. Il monumento ai caduti diventa l'epicentro della memoria collettiva per molti, molti decenni. Si fanno le cerimonie patriottiche, si fanno le cerimonie scolastiche al monumento ai caduti. E come vedete ce n'è in tutte le città. Cerco di beccare Bologna perché mi ero segnato a che pagina era, ma non riesco a ritrovare il foglio. Quindi, però anche qui lo vedete, andando a sfogliare, qui siamo in provincia di Agrigento, Canicattì, Castel Terni, Favara, Alicata, Ravalus, tutti i posti che io, a parte forse Canicattì, ignoravo persino l'esistenza. In qualsiasi posto sorge il monumento ai caduti e spesso sono monumenti che sono anche decisamente importanti. Castel Terni è un posto che non conosco, come forse lo conoscete voi, anche questo, cioè, come vedete, sorge il monumento ai caduti, quindi è un altro ulteriore luogo della memoria per la nostra città. Ho dimenticato una cosa e non riesco a farvela vedere, che per Bologna, che per Bologna il centro i centri della memoria collettiva per quanto riguarda i monumenti ai caduti sono due. Uno è il lapidario, cioè le lapidi che sono in uno dei chiostri della chiesa di Santo Stefano, dove ci sono, conoscete la chiesa di Santo Stefano, in via Santo Stefano, uno dei complessi monumentali più importanti di Bologna, e lì un chiostro, uno dei cortili interni, viene tappezzato di lapidi con i nomi di tutti i caduti del comune di Bologna, alcune migliaia dei caduti in guerra, e quello diventa il luogo collettivo della memoria cittadina. Esiste tuttora ed è visitabile. Un'altra cosa è il cimitero della Certosa, dove in uno dei chiostri monumentali del cimitero della Certosa vengono l'ho chiuso troppo presto, ve lo spiego a voce. Poi avremo occasione e vedremo se riusciremo anche ad andarci, almeno in alcuni, qualche classe, eccetera. C'è un monumento intero sottoterra, sotto un chiostro, dedicato ai caduti della Grande Guerra, dove ci sono alcune migliaia di caduti sepolti dentro. E da fuori si vede appena, perché ci sono due grandi statue di militari italiani che fanno la guardia a questo sotterraneo, a questo ossario sotterraneo. Poi si scende dalle scale e dentro ci sono migliaia di urne con delle lapidi dei caduti della Grande Guerra, e che fu costruito negli anni 30 per dare sepoltura definitiva ai caduti che c'erano a Bologna. Singolare che questi caduti sono per la minima parte bolognesi, perché i bolognesi sono delle tombe di famiglia. I caduti che ci sono a Bologna sono persone che invece sono morte, militari sono morti negli ospedali di Bologna e la cui famiglia spesso non aveva la possibilità di riportare il proprio figlio a casa, quindi sono soldati morti di altre città d'Italia, pochi pochi bolognesi, e anche soldati stranieri che sono morti in prigionia qua. Quindi però è un grande sacrario anche questo, luogo della memoria collettiva, come sempre è stata la Certosa, il luogo della memoria collettiva della nostra città. Ho parlato tantissimo e sono convinto di avervi stancato. D'altronde è l'inizio. Su cosa invece, come si è sedimentata la memoria qui e sul lavoro che insieme contiamo di fare per questo progetto che si intitola Legami di Carta. Alla vostra ricerca,
Perché poi la grande domanda è: noi che facciamo qui? Che ci facciamo qua? Che ci facciamo qui? Il tentativo nostro, che insegniamo storia, è quello di farvi fare un po' di storia, di ricerca storica, non soltanto di apprenderla, ma di fare il percorso della ricerca. E dobbiamo, per questo tipo di percorso, cercare un segmento molto piccolo, perché dobbiamo ricavare questa piccola attività nell'ambito dei programmi ordinari, però dobbiamo anche cercare di fare qualcosa di originale, cioè di fare appunto ricerca cercando qualche cosa che non si sa, per quanto piccolo sia. Allora, nell'ambito di tutte le cose possibili, ci è parso già veramente da un po' di anni, perché in qualche modo queste attività che riguardano piccoli segmenti di storia li abbiamo fatti da un po' di anni, ci è parso che un aspetto di ricerca che si può fare è cercare una storia piccola. Il dottor San Giorgio ha parlato di microstorie, no? di piccoli personaggi, piccoli, anonimi, sconosciuti, che però si intrecciano con un evento eclatante, in questo caso addirittura mondiale, come la prima guerra. Allora, quello che noi cercheremo, che voi cercherete, ogni classe farà la sua parte, è di vedere come gli studenti, le studentesse di questa scuola, gli studenti allora non c'erano, ma le studentesse di questa scuola abbiano partecipato, e gli insegnanti di questa scuola abbiano partecipato a questi eventi. Qualche cosa abbiamo già anche detto, ma qualche cos'altro si può collegare con quello che abbiamo visto. Cioè, per esempio, le famiglie di queste ragazze, i fratelli di queste ragazze, i padri di queste ragazze sono partiti, sono caduti di questa guerra. Come possiamo far saperlo? Possiamo guardare i registri che sono nell'archivio della scuola. Questo è il registro, scusate, pesante, annuale del corso normale, cioè superiore, C e D, poi magari sentiamo anche la sezione E, però sentiamo tutte, quindi se ce l'hai non ci sfuggirà, dell'anno scolastico 1916-17. Ogni pagina di questi registri è la pagina di uno studente. A dire la verità, in futuro ci sarete anche voi le pagine vostre, con i vostri voti, perciò si auspica che siano dignitosi per poter passare alla posterità, ecco, con un qualche onore. La signora Gerardini Maria, anzi la signorina, è passata alla posterità con una media del 6 a qualche cosa, a 6 in pedagogia, 6 in morale, 6 in lettere italiane, 6 in storia, 7 in geografia. Vabbè, discorso mio. Matematica e computisteria 7, scienze fisiche naturali 7, agraria 7, disegno 7, calligrafia 6, ginnastica 8, pianto corale 8, lavori femminili 7, lavoro manuale 8. La signora signorina Girardini Maria della classe prima C è di Antonio, cioè suo padre si chiama Antonio Girardini. Cosa possiamo fare? Tiriamo giù i padri e poi andiamo a cercare il database. Ci sarà Antonio Girardini o se l'è scampata? Se Antonio Girardini se l'è scampata, ebbene, non lo troveremo tra i defunti, cioè è morto adesso, però non lo troveremo tra i defunti della guerra, però magari troviamo un Girardini, possiamo andare a vedere se è congruente. Sappiamo che lei è nata a Casal Monferrato, provincia di Torino, è nata il 23 gennaio del 1900, la Girardini Maria, quindi è morta anche lei, però proviene da questa scuola, perché proviene dalla scuola media che c'era legata, quindi noi potremo vedere i registri delle scuole medie, i registri delle scuole superiori, fare l'elenco delle ragazze, ci possiamo anche fare un sacco di fatti loro, appunto come andavano, percentuali di bocciate, cioè
strada facendo possiamo anche fare le altre ricerchine, quante erano, quante classi, quanti bocciati, quanti promossi, eccetera, insomma quelle cose che ci verrà in mente di fare. Passata, eccetera, dove abita? Abita in viale Guidotti 15, il che consentirà appunto eventualmente di trovare i fratelli, se non il padre. Fratello non possiamo avere il nome nell'ambito di questi registri, però se troviamo poi un Girardini di viale Guidotti e che non è Antonio, è possibile che sia un parente. Questo lo possiamo fare per la Galliani e per tutte le ragazze che sono qui, anche la Zani Adelfa di Giulio, che sta a Malalbergo e che ha una media anche delle 6,5, anche di Tortora Giorgina, di Gaspare e così via. E questa è una prima attività che si può fare. I registri sono tutti ordinatamente impolverati dentro l'archivio storico, cioè lo sgabuzzino che funge da raccogliere dei documenti della scuola, e che però prima o poi, magari prima che le prime escano da questa scuola, beh, le prime fatte anche le quarte, secondo me anche le terze, però le prime e seconde, si potrà pensare di creare in futuro uno spazio archivio, una stanza archivio con un tavolo, uno schedario, in modo tale che queste ricerche possano essere fatte anche poi dalla popolazione bolognese un pochino più agilmente. E questa è una possibilità di ricerca che sarà attivata, di ricerca. Seconda possibilità di ricerca: la biblioteca della scuola. Abbiamo visto che c'era tutta una propaganda, manifesti eccetera, che la propaganda quanto fosse capillare, cioè quanto arrivasse alle famiglie. Allora la biblioteca della scuola, timbrino biblioteca scolastica, segnatura C27, è per esempio ricca di questi librettini del costo di lire 9,50 se ben leggo, per esempio il manuale del popolo in guerra e la retrocopertina pubblicitaria grande successo, prontuario di guerra. Facciamo piatina. La guerra, gli aspetti che presenta, i doveri che impone, le questioni che solleva, edita dall'Unione degli insegnanti italiani. La pace degli imperatori, per la patria e per la vittoria, collezione Battisti, casa aggiungere collezione Cesare Battisti, questa per la propaganda spirituale nel popolo e nell'esercito e così via, cioè vedere come la propaganda, anche quella ufficiale, arriva a scuola, che titoli, un po' di contenuti, a chi si rivolge, come le ragazze potevano partecipare, eccetera. E poi materiali di segreteria, le piene. Qui c'è il bilancio dei materiali di segreteria, c'è di tutto, bisognerà selezionare. C'è il bilancio del giardino d'infanzia con tutti i bollettini pagati dai famigli studenti. Un grazioso registro con i bollettini di segreteria del 2 ottobre 1915 fino al 30 settembre 1916 e poi fascicoli di segreteria, naturalmente prima di guardare per non perdere tempo li selezioneremo. Nell'ambito di questi fascicoli, per esempio, già da qualche cosa che avevamo visto, ci sono anche soltanto nei programmi, ci sono di lettere per esempio, ci sono insegnanti che si lagnano perché dicono con quel che succede non ho potuto finire il programma, sono rimasti indietro, le ragazze erano turbate, le loro famiglie angosciate, per i padri, per i fratelli naturalmente, e quindi lo svolgimento del programma dell'anno è stato molto turbato. Questo l'abbiamo trovato in un programma dell'anno scolastico 14-15, anno in cui l'Italia era indecisa, neutralisti, interventisti, facciamo la guerra oppure no, e poi nel momento in cui scoppia la guerra, effettivamente verso la fine dell'anno, il 24 maggio, non si è riusciti a finire il programma. Quindi quali notazioni compaiono qui? Un aereo che per esempio in una
quaderno di una studentessa avevano trovato la notizia di un aereo che aveva distratto la lezione sia delle classi sia soprattutto della scuola elementare che era annessa a questa scuola, perché le future maestre facessero tirocinio con i bambini, e il passaggio dell'aereo aveva animato e anche un po' agitato la lezione. Oppure per esempio il fatto che il prestito di guerra comincia ad essere fatto anche capillarmente nelle scuole, si chiede di portare dei soldini ai bimbi, anche ai bimbi delle scuole elementari annesse alla scuola, e poi si chiede alle ragazze, e quindi lo cercheremo qui, poi c'è qualche notizia anche in libri stampati, c'è in bibliografia, qualche notizia che le studentesse appunto tenevano questa attività di madrina di guerra, per scrivere ai militari. Le più attive sono queste due sorelle folli che stanno in via Barberia 22 qui vicino, una è insegnante di disegno e sono grandi madrine di guerra. In museo, e le vedremo, ci sono le lettere, le corrispondenze che intrattenevano con i militari, e anche le lettere appunto dei cappellani militari che raccontano la morte di questi soldati, le cartoline che ricevevano, che sono tantissime, che consentono anche di vedere la pubblicità, ce ne sono delle terribili con gli eserciti tedeschi, distruttori, una scena sempre disegnata un po' con quel tratto a matita che avete visto in uno dei manifesti col soldato di spalle e gli operai di fronte, quel genere di grafia lì, ancora più nera, con case distrutte, morti in terra, e sotto arrivano, non cito testualmente, dico il contenuto ma anche il taglio emotivo, arrivano, tagliano le mani ai nostri bambini, violentano le nostre vergini, uccidono le donne e i vecchi, distruggono, e questi sono il nemico, e la cartolina che arriva dal fronte di guerra alla signorina Folli, all'insegnante di questa scuola, alle ragazze, sono un po' di questo tenore, e consente dunque di fare un discorso sia sulla propaganda sia sulla corrispondenza. E le lettere sono anche molto personali, perciò chi per caso avesse trovato che nelle letture preliminari c'erano pochi sentimenti, gliene arriveranno una certa valanga, proprio in diretta dalle letterine scritte con le mani dei soldatini. E anche qui insomma potremo vedere la censura, il clima, com'è la vita in trincea, ci sono le lettere in cui ci si lamenta dei pidocchi e in cui si tengono cari per esempio gli insetticidi che sono arrivati dalle ragazze o dalle insegnanti che hanno mandato ai militari oggetti di questo genere. Quindi cercheremo anche di ricostruire questa storia quotidiana di chi la guerra non la faceva ma la cercava di sostenerla con questo fronte interno. E poi abbiamo delle notizie in bibliografia che guarderemo. Sappiamo per certo che le nostre ragazze che ogni anno il 24 maggio, evidentemente come delegazione bolognese delle scuole, delle studentesche cittadine, andavano in Certosa, dove venivano sepolti i gloriosi caduti, un insegnante di questa scuola, che è stata tra le fondatrici e l'ispettrice generale dell'ufficio per le notizie dei militari, e ha lasciato un libro di memorie che quindi possiamo leggere, si chiama Brigida Rossi, era in questa scuola dal 1898, quindi una sorta di triatide, di figura portante della scuola, insegnante di lettere e arte. Donna molto attiva, una zitellona, faceva conferenze dappertutto, e ha preso in mano l'ufficio per militare, poi è andata ad aprire tutte le sedi locali, ha viaggiato tutta Italia dal venerdì al lunedì, si era fatta dare 5 giorni di lezioni, poi dal venerdì pomeriggio partiva e andava a insegnare nei paesi, nelle altre città d'Italia, il collegamento e come tenere quelle schede per i militari per dare le notizie alle famiglie. Allora lei portò la sua scolaresca, che è una fiera patriota, la sua scolaresca al Camposanto, e racconta che le ragazze dicono: ma signorina, le tombe come sono trascurate, possiamo venire noi la domenica a piantare i fiori sulle tombe degli eroici caduti? E in pratica le trasformarono questo Camposanto in giardino, e al punto da essere un elemento consolatorio, magari le cose ci fanno anche ridere, però il dottor San Giorgio ci ha detto a Bologna sono sepolti tanti che non erano di Bologna, sono morti qui negli ospedali, cioè tante famiglie di altrove
venivano poi a trovare il loro caro, il loro figlio. Uno dei racconti che abbiamo è proprio di questa madre, non mi ricordo più da dove viene, ma poi lo rileggeremo, di questa madre che viene e invece di trovare una tomba abbandonata, perché è una tomba di uno che non era bolognese, che non aveva la famiglia qui, trova una tomba fiorita, curata dalle studentesse Laura Bassi. E questo, nel lutto, che pure c'era, le dà naturalmente una sorta di consolazione, l'idea che suo figlio non fosse in qualche modo solo, qui sepolto sottoterra. Quindi in realtà c'è dietro un lavoro di compassione, che era la migliore delle virtù, un lavoro di compassione molto, molto vivo e tenuto insieme dalle studentesse Laura Bassi. Subito dopo la guerra, avete visto uno di questi librini, è un librino Cesare Battisti, dove è finito il librino? Dopo lo riguardiamo. Uno di questi nel 19, finita la guerra vittoriosa, quella pace vittoriosa che si auspicava Lussu per rispondere al generale Leone, una pace vittoriosa, la guerra è finita vittoriosa perché hanno finito i nemici, hanno finito i soldi, e questa scuola diventa, anzi la caccia al tesoro è aperta, chi trova c'è una traccia evidente della prima guerra mondiale, non distruttiva, in questa scuola. Caccia al tesoro. Del fronte, direttamente dal fronte delle Ardenne. No, però a parte quello, nel 19, a guerra conclusa, l'insegnante Folli nell'aula di disegno mette tutte le foto degli eroi, dei patrioti, quelli che hanno dato il nome alle strade, e quindi il Museo del Risorgimento, e le vedremo, nell'archivio della Grande Guerra conservato presso il Museo del Risorgimento, ci sono le lettere che scriveva alle madri o alle famiglie degli eroi, Cesare Battisti, Nazario Sauro, Fabio Fizzi, Damiano Chiesa, Decio Raggi, che era la prima medaglia d'oro di tutta la guerra, per avere le foto dei cari congiunti eroici, per poterlo mettere nell'aula di disegno trasformata, scrive lei, nel Pantheon degli eroi. E l'altro giorno dal museo mi è arrivata una cartolina dal passato, direttamente dal 1919, e in cui la vedova di Cesare Battisti, via Cesare Battisti è qui in centro, quindi anche se non sapevamo chi è, si trova su Wikipedia chi è, uno impiccato due volte perché la prima porta si è rotta, vabbè, insomma, è una storia anche avventurosa, e tragica ed eroica, e la cartolina della vedova di Cesare Battisti è proprio indirizzata alla professoressa e alle alunne di Laura Bassi. In pratica, col concorso di ciascuna classe per il segmento che ciascuna classe farà, cerchiamo di aggiungere anche a questo database, poi alle nostre conoscenze, un piccolo segmento. Che prodotti alla fine produciamo? Ce lo dice la dottoressa Erika Vecchietti della società Gravitus, che curerà l'aspetto comunicativo della nostra ricerca. Buongiorno a tutti, mi chiamo Erika, piacere di conoscervi, anzi qualcuno di voi l'ho già incrociato nei corridoi. Come vi diceva la professoressa Bertani, che ringrazio per il suo continuo coinvolgimento di me e della mia società nei vostri progetti, io adoro lavorare con i ragazzi, lavoro tanto con i bambini al museo archeologico, quindi per me è un grande piacere, oltre che un motivo per mantenermi sempre giovane. E cosa andremo a produrre alla fine di questo progetto in collaborazione con il dottor San Giorgi, il Museo Civico del Risorgimento di Bologna e con le vostre docenti? Un documentario sicuramente. Divento rossa perché non mi sono preparata a nessun tipo di discorso, quindi abbiate pazienza e tollerate la mia emozione. È un documentario, quindi avremo delle riprese video, alcune delle quali stanno già, diciamo, per essere acquisite e sono già in corso, che testimonierà il modo, il metodo che verrà seguito durante questa vostra ricerca e presenterà parte dei risultati ottenuti. E produrremo anche vari diciamo, contenuti in formato elettronico, prima di tutto un ebook che potrà pubblicare col contributo di tutti e con la supervisione del dottor San Giorgi e delle vostre docenti i risultati. Perché questo?
perché quello che abbiamo detto fino adesso, cioè che stiamo parlando di un evento che ha avuto una grossa portata nell'identità collettiva, deve continuare. E come si può essere utili alla collettività? Non solo imparando, quindi non solo apprendendo quello che la storia ci può insegnare, ma anche trasmetterlo attraverso il documentario e tutti i prodotti elettronici, testuali elettronici che produrremo. Voi avrete l'opportunità di tradurre le vostre impressioni, ciò che avete appreso, alle classi successive o a chiunque vorrà fruire del vostro prodotto. Ma perché insistere tanto su questa identità collettiva e sulla volontà di produrre e di trasmettere quello che si è imparato e le proprie emozioni? Abbiamo parlato fino adesso, e in maniera molto positiva, ed era un fatto estremamente importante, di fronte interno. Cioè, durante la guerra si era chiesta la mobilitazione non solo dei soldati, ma anche di tutta la società civile, affinché contribuisse in questo sforzo immane che era, in quel caso, la guerra. Ovviamente, non sempre gli sforzi devono essere rivolti verso un conflitto bellico, quindi verso un evento che ha una portata drammatica così alta. Si può essere fronte interno anche per resistere, anche per trasmettere, in questo caso, nel nostro caso, non una cultura di guerra, non una cultura di ostilità verso chi veniva percepito come un invasore, come un nemico, ma una cultura di, non dico di pace perché tende a diventare un vocabolo vuoto, tende a sembrare un parte di una predica, ma una cultura di consapevolezza, di criticità, di sapere che qualunque nostro atto civile, pubblico, quando voterete, quindi sarete maggiorenni ed esprimerete il vostro parere, può avere una conseguenza, e noi dobbiamo essere consapevoli delle conseguenze che gli atti di chi è venuto prima di noi hanno avuto nella storia, che possono essere molto positivi, ma come in questo caso anche molto negativi. Grazie a tutti.